Yes, 55. Pronti? E che andiamo di anticipo e lasciamo tutti là. Tac, partiamo 2 minuti prima. Allora, con chi è già in linea? Ciao a tutti, ciao, buonasera Fabio. Facciamo un quiz. Secondo voi, quanti oggi arriveranno alle 6 e diranno ma non era mica alle 6 stasera? Facciamo, lanciamo questo sondaggio. Quanti diranno, caspita, io ero alle 6 stasera? Più di 500, meno, vediamo chi indovina la cifra, vince un giro gratis sui Boris, sugli autoscontri, a Campo Marzo, quando ci sarà ancora Campo Marzo nel 2030. Ok, allora, sono le 16:56, mancano 4 minuti. Ciao Alessandro, ciao Eddie, ciao Fabio, ciao Romy. Spero che Tommy ti lasci andare sulla spin bike che abbiamo a casa, se no spensa l'una. In 500 persone, dice Paolo, diranno ma non era alle 6 stasera. In tanti saranno le 6, per cui se sei tra quelli che sta guardando questa puntata alle 6, sappi che sei indifferita. Nell'era della comunicazione, paradosso, il problema è comunicare. L'avresti mai detto? Ok, allora, bentornati, bentornati, grazie che siete stati attenti, grazie che siete stati molto attenti e siete qua tutti puntuali alle 5, benvenuti da, bentornati da uno di voi, bentornati da quello che una volta che ci siamo staccati vi porta all'arrivo, bentornati da un tramite di quello che siete voi, che siete dei grandi appassionati e delle persone forti che sono qui pronte per partire. Allora, siamo in 700, per cui vuol dire che almeno 300, non lo sapevano, ma siamo ancora in anticipo, attenzione, numero che aumenta. BMX Italia presente, BMX Rules, ciao Stefano. Intanto, per non sbagliarci, prendiamoci avanti, vero Stefano, che non si sa mai. Ciao Marco, guarda che attenti, attenzione, 800 persone quasi attenti. Allora, intanto che arrivano tutti, abbiamo ancora 2 minuti. Perché sto fermo? Perché ho un segreto. È mezz'ora che faccio esercizi a corpo libero, ma non ditelo a nessuno, intanto siamo in pochi intimi qua. Ok? Allora, cosa volevo dire? Cosa andiamo a fare questa sera? Sarà 1 o 2 giorni, abbiamo fatto proprio la settimana classica che va fatta, quindi 3 giorni di carico, 1 di scarico ieri. Facciamo altri 2 giorni di carico e scarico attivo di nuovo domenica, vale a dire che a domenica non pedalo, ma oggi e domani semena. Oggi e domani belli brillanti, oggi andiamo a fare un su e giù. Andiamo a stimolare la forza dinamica massimale con partenze quasi da fermi al massimo di 20 secondi, facciamo 8 partenze da 20 secondi e finiamo con delle variazioni per riattivare la memoria neuromuscolare ad andare ad altissime cadenze di pedalata. Domani la tanto attesa tipo gara, quindi 2 giorni in cui si deciderà il protagonista, 2 giorni in cui si deciderà il vincitore di questa settimana. Ma ho deciso di fare di più. Intanto grazie mille a Claudio, grazie, ciao Sonia, come sempre grazie a Claudio Licheri, scintilla di questa iniziativa. E, ciao Elena, grazie, avete visto oggi che ho condiviso l'articolo, seguite il blogger Ride Like a Girl Project, spero di averlo detto giusto. Elena è da tanto che fa qualcosa per il ciclismo femminile e ci siamo sentiti e voglio fare qualcosa per il ciclismo femminile anch'io, adesso ci pensiamo bene. BMX Creazzo presente, ciao, la mia casa natale, la casa natale di tutti i ragazzi che hanno fatto BMX qui nel Vicentino. Cosa volevo dirvi ancora? Io sono un tramite per la vostra passione, per cui sono quello che vi porta all'arrivo
E nel talk show della prossima settimana, poi farò un post anche finito questo, nel talk show, gli argomenti, diciamo che faremo una classifica di cosa vi piacerebbe parlare, gli ospiti che vi piacerebbe avere, quindi questa sera io lancerò un sondaggio e voi mi scrivete, se volete, gli argomenti di cui volete che io parli in questi talk show serale e se c'è qualche ospite maschio o femmina che volete che intervisto. Incredibile, ci siamo quasi tutti, quindi partiamo con il riscaldamento, libero, 17 puntuali. Mamma mia, ci facciamo paura. Ci siete tutti, più di 1000. Ride Like a Girl Project, guardate il sito, il blog, Instagram di Elena Martinello, sta facendo qualcosa di veramente eccezionale per il ciclismo femminile. Ok, tutti 1000 presenti, incredibile! Tanto se c'è presente online ringrazio anche Stefano Testoni per il bellissimo articolo sul Giornale di Vicenza, grazie mille e grazie soprattutto a voi mille che siete online. Dai che ci siamo, ciao Walter, ciao Roberto. Se siete in differita alle 18 bisogna essere velocisti e stare Angelo Pulato 60, guarda per le quali escono comunicazioni quasi come gli autocertificazioni di Conte, attenzione. Quasi con la stessa velocità e non riesco mica a stare dietro. Allora, pronti? Liberi, ancora? Tranquilli. Tredicesima tappa Alpe d'Huez 97, no, non c'ero anch'io, c'era Giorgio Furlan. Io sono passato professionista a fine anno 2000. Ok, aspetta che metto a posto un po' qui. Molto bene. Ancora, diciamo, due, abbiamo ancora 5 minuti tranquilli, così vi saluto tutti. Ciao Dennis, ciao Tiziano, Bruno. Se ve li siete dimenticati, avete 4 minuti ancora prima che partiamo. Ciao da Bari, ciao Filippo, ciao Giacomo, avete 2-3 minuti, andate a prendervi qualcosa di zuccherato, perché poi facciamo delle partenze massimali e di zuccheri lì ne vanno via. Aiosa. Se volete prendervi un tubetto di miele, degli zuccheri semplici, qualcosa da metterli di fianco, prendeteli, perché questa sera, tra stasera e domani, si vanno a toccare anche le espressioni massimali di forza e servono 1,1 mila, avendo cambiato orari. Io non ho più parole per dirvi grazie. Ok, e siamo in crescita. Sale la Furlanite, sale la vostra bravura, perché voi siete i protagonisti di questo allenamento. Io sono solo quello che vi porta a tirar fuori il potenziale, che è grande, il vostro grande potenziale. Ok, intanto grazie mille a tutti quelli che ieri sera hanno partecipato alla serata, per chi se la fosse persa è stata molto interessante, come migliorare il proprio potenziale grazie al cambiamento di stato emotivo. Se ve la siete persa andate a riguardarvela, perché può farvi fare veramente la differenza. Ok, allora, una volta per tutte, Giorgio Furlan, che ha il record della Milano-Sanremo del Poggio, non sono io. Giorgio Furlan non è neanche mio parente, ci conosciamo, ma non abbiamo mai corso assieme. Quindi chiariamo questa cosa, anche perché ho comprato una macchina pensando, chi me l'ha venduta pensava che io fossi Giorgio Furlan. Però mi dispiaceva a un certo punto dirgli di no, perché era appassionato, e allora per quella volta sono stato Giorgio Furlan, ma io sono Angelo Furlan, che ha corso negli anni 2000 in poi. Giorgio Furlan ha corso fino agli anni 2000. Siamo due persone diverse, non siamo parenti, ma ci conosciamo. Quindi ci sono stati due Furlan nel ciclismo professionisti. Benissimo, ma è normale, tranquilli, perché Mirko Celestino, siamo stati in squadra più di un anno e mi ha sempre chiamato Giorgio. E alla fine gli ho detto, lo sai Mirko che non mi chiamo Giorgio, vero? Ma mi stai prendendo per il culo? Io sono Angelo Furlan. E che cazzo mi fa Mirko? Va bene, dopo un anno ha saputo che non ero Giorgio, ma sono Angelo Furlan. Ok, dai che andiamo. Questo per farvi passare ancora 2 minuti e poi si parte. Cosa andiamo a fare? 13 minuti su e giù. Quello che devi fare oggi, quando partiamo tra un minuto e mezzo, è imparare a gestirti. Come ti ho detto più volte, se vuoi raggiungere il nirvana ciclistico, devi imparare a capire le sensazioni. Quindi, come dice Gabriella Yoga, segui un tuo rituale.
Quando partiremo per 13 minuti e 30, dovete gestire questi 13 minuti e 30 partendo percezione di sforzo 6, poi 7, poi 8 su 10, quindi in progressione. E poi andiamo, la stessa cosa la facciamo per chi usa il misurato di potenza, partiamo a zona 3, zona 3 alta e finiamo in zona 4. Ve lo gestite secondo un vostro rituale e stessa cosa, soprattutto per chi ha le masse muscolari importanti, farà fatica nella prima fase a buttare sul battito cardiaco. Non diventate matti, gestitelo bene, andate in progressione, quando siete pronti cercate di mettere un rapportino più duro e andiamo in progressione. Intanto record assoluto, 1200 persone online, grazie Italia, grazie. Allora, andiamo sempre in progressione e saliamo fino alla fine di questi 13 minuti per arrivare a raggiungere quasi il massimo della nostra percezione. Proviamo a fare questo esercizio, comunque vi guido io, ma il concetto è questo: non diventate pazzi o pazze se all'inizio non riuscite a tenere la frequenza cardiaca. Andate su un po' alla volta, un po' alla volta, finché non cominciate gli ultimi 3 minuti a essere in soglia. Cosa andiamo a fare? Pianura, salita, pianura, salita. Ok? Questi sono i primi 13 minuti. Pronti? E si parte a 100 pedalate al minuto. Inizia ad andare a 100 pedalate al minuto, gentili, dolci con le gambe, i primi 2-3 fasi. Andiamo a capillarizzare, andiamo a cardiovascolarizzare. Intanto ciao Stefano Frigo, ciao Alessandro, ciao Daniele, ciao Giovanni, ciao Alessandro Reguzzo, ciao Sara, ciao Andrea, ciao Antonio, ciao Giuseppe. Pronti a 100 pedalate al minuto. Calmi, in progressione. Ciao Pierpaolo, ciao Stefano. Andiamo a 100 e fate salire. Io in questo momento sto usando un 36-16, 36-17, ma non ha nulla, non ha nessun riferimento con la resistenza che avete voi. Se avete una spin bike, sempre resistenza media. Ok, intanto Roberto sempre al 17, no, è un'eccezione questa perché c'è il mister alle 18, c'è il figone che parla, il papa figo. Per cui fedeli o non fedeli che siamo, è una questione di rispetto, ok? Alle 18 parla il grande là, ok? Bene, dai, 100 pedalate, 13 minuti e 30 da partire da questo momento. Prima pianura, poi salita, attenzione a cambiare cadenza. Zona 3 per i watt. Con calma, senza fretta, 85% della vostra frequenza massimale. Per chi guarda la frequenza cardiaca, se non hai niente, se non hai contapedalate, se non hai cardiofrequenzimetro, guarda la cadenza delle mie gambe, cerca di seguirla e tieni una percezione di sforzo di 6 su 10 in una scala da 1 a 10. Quant'è il 6 su 10? Bella domanda. È per dare un'entità, poi è personale per ognuno. Diciamo che per concludere di essere che stai facendo fatica, ma la stai amministrando. Quando andiamo avanti, per farla più semplice possibile, devi andare a quasi a tutta con margine. Suona un telefono? Sì, nella musica. Molto bene. Intanto tecnico dell'audio ufficiale Alberto, se sei in linea tienimi sempre aggiornato sui volumi dell'audio. Ciao Team Bike Vesuvio. 100 pedalate. Attenzione, tenendo lo stesso rapporto e la stessa resistenza, andiamo a 100, 5 pedalate al minuto. Attenzione che si cambia adesso. Ovviamente perché la potenza salirà un po' di più. Se vedi che non riesci a gestirlo, se vedi che la potenza va troppo in alto, scali e metti un rapporto più agile. Stessa cosa, dicasi per la frequenza cardiaca, In questa fase non ti devono bruciare le gambe. Se ti bruciano, alleggerisci la resistenza. Cerchiamo dolcemente far salire i battiti. Chi ci arriverà subito, quelli magri, nervosi, scalatori, saranno là subito pronti. Chi ha le masse muscolari importanti farà fatica a rompere il fiato. La pro-
proprio trovate questo vostro equilibrio nel trovare la cadenza e andiamo al 105. Ancora per 2 minuti. Perché la potenza, se la potenza va troppo in alto, metti un dente più agile. Frequenza cardiaca, 85% rispetto alla frequenza massimale. Bravo Marco, vedo che sai leggere tra le righe. Stiamo capillarizzando perché poi faremo degli scatti massimali. Ottima osservazione tecnica Marco. Ciao dalla Liguria, un abbraccio, ciao Giorgio. Ciao al bike team Vesuvio, ciao Nicola. Guardate l'orologio là dietro. Dov'è l'orologio? Io non lo vedo. Attenzione che adesso si va in salita. Ditemi dove vedete gli orologi. Ah, è in fondo forse. Ok, metti la marcia da salita. Di alzare la frequenza cardiaca, si viaggia a 65 pedalate, simula una salita, se hai la spin bike metti 3-4 scatti più duri o gira, se hai uno smart trainer 2-3 livelli di resistenza in più, se usi il rapporto 3-4 denti più duri, hop, hop, carica adesso, pulla niente a go go, dai, metal, anche se la musica non è metal, siamo metal. Inizia gasati. Inizia a dipingere, sei un artista, pronta a salire, 3, 2, 1, su! Hai! Bello! Le 250 cuori, mi siedo, continuo, salgo, hop, zona 3.5, hop, guarda qua se non hai strumenti, 7 su 10 la fatica, 87% frequenza cardiaca senza fretta, stai salendo, poi si va ancora in pianura, 7 minuti e mezzo, relax, su, dai, dai. Alzo i piedi con la potenza, sfioro zona 4, butto giù un dente, hop, 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 abbiamo fatto pianura, salita, poi ancora pianura, poi faremo ancora salita, stai bene, stai benissimo, la giornata che ti sei trovata, ho trovato, ad andare meglio in salita, quando avevi quelle sensazioni che ti veniva facile, e ancora, passa, tornante, rilancio, pronti, 3, 2, 1, Italia, su! Vai! Sospiro, sorriso, sospiro, sorriso, sospiro. Mamma, quanto belli siete! 5. Chi l'avrebbe mai detto che puoi far fatica sui rulli ridendo? Allenamento anche questo, 3, 2, 1, giù, hop, Stefano percentuale rispetto al tuo battito massimo,
domanda di Stefano. Intanto andiamo in pianura. Metti la pianura, zona 3. Ritorna. Le tracce audio le troverai su Facebook se vuoi. Sono quelle free, altrimenti la trasmissione non si può fare. Stefano, la frequenza è riferita rispetto alla frequenza cardiaca massima. Quindi quando dico 85%, vuol dire l'85% della tua frequenza cardiaca massima. 5 minuti e mezzo, metti più agile. Prova a tenere la cadenza. Se ti scappa via la frequenza o la potenza, ma troppo in alto, metti più agile, ma dai una priorità alla cadenza. Non è facile per tutti tenere queste cadenze, eh? Piccolo rilancio. 3, 2, 1, via. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, scendo, mantengo, dai, hop, hop, hey, tan, 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 tan. Mitraglia, artisti, ciclismo, arte, ciclismo, arte, la stessa cosa. O l'hai vissuto, o lo senti, o non lo vedi. O lo senti o non lo capisci, o lo senti o non lo capisci, o ce l'hai o non ce l'hai. Ciclismo, arte, artisti, tu, artista, tu. 4 minuti ancora. Non si impara solo sui libri, non si impara con le formule che sono importantissime, lo devi vivere per far la differenza. Fermo restando che formule, libri e scienza sono i tre pilastri per far bene il ciclismo, eh? Ma se lo senti, hai un settimo senso, non un sesto. Usa il settimo senso del velocista. Usa quel senso che quando gli altri vanno in agitazione, tu sei nel comfort. Quando gli altri vanno in panico, tu stai bene. Usa il settimo senso del velocista. O ce l'hai o non ce l'hai. Ma lo puoi crescere con queste lezioni, lo puoi far crescere. Se ti viene la furlanite, laddove tutti gli altri vanno in panico, tu sei estremamente tranquilla, tranquilla. Sai che manca? 3 minuti, si va in salita, pronti a gasarvi. Qua si va in soglia. 8 su 10, mancano 3 minuti, vai quasi al massimo del tuo potenziale. Quindi se puoi dare 10, metti 9, 75. Zona 4 con la potenza, 92% frequenza cardiaca. 9 su 10. Hop, hop. Pronti ad elevarci? Pronto o pronta a gasarti? Pronta a scatenare vatti. 3, 2, 1. Italia, su. Come disse Einstein, chi dice che non si può fare non dovrebbe disturbare questi 1200 che ce la stanno facendo, ok? Che siete voi. Non fatevi disturbare da chi vi dice che non ce la fai. Concentrati su quello che tu puoi fare, su come tu puoi elevare il tuo potenziale. Lancio per reagire, manca un minuto e mezzo, relax, e allora io non ci sto, e allora io reagisco, e nonostante tutto mi alzo.
arrivato alla fine. Non è che poi avete 3 minuti di scarico. Andiamo ai sogni adesso. 9 su 10 la fatica. Hop, hop, mi siedo. 50 secondi. Hop, hop, hop. Se vuoi puoi giocare con il rapporto. Più agile da seduto, più duro dai piedi. 30 secondi. Eccolo qua. È pronto. Aumenta. 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 Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. 5, 4, 3, 2, relax. Bravissimi. Molla tutto, vai a defaticare. Ci sarà chi sarà arrivato in soglia, chi no. Chi non è arrivato, non preoccupatevi. Così come vi ho detto più volte, ci sono un sacco di formule per calcolare la frequenza cardiaca. Bene, vi do la notizia del giorno, quasi tutti vi scazzano i valori se fate i calcoli empirici, ok? Se io dovessi calcolare la mia soglia con un dato empirico, metto insieme quello, gli anni e tutto quanto, meno le formule di Carnoven, di Tanaka, queste cose qui, mi scazzerebbe almeno di 20 battiti, perché pensate che io ho la soglia a 153 battiti. Ci sono persone che a 153 battiti devono ancora iniziare a sentire la fatica. Ma questo non vuol dire che io non stia facendo fatica, perché la mia fatica inizia già a 110 battiti. Per cui lo so che siete iperscientifici, ma siccome sento ancora molte persone che dicono il mio amico ha 160 battiti, il mio amico ne ha 120, io arrivo a 220, è tutto relativo, dipende dalle vostre caratteristiche. Per esempio io potrei essere a tutta a 140 battiti, quello di fianco di me potrebbe avere 165 battiti e non far neanche fatica. Quello che è importante che voi calcolate è l'elasticità cardiaca, il tempo di recupero e quanto nel tempo allenate questa elasticità cardiaca, ok? 1200 cuori che battono, ecco perché ho fatto un discorso sulla frequenza cardiaca. So che magari per molti di voi, per i più tecnici, sono cose scontate, ma mi capita di parlare con molte persone, anche preparate, e mai nulla, dar mai nulla per scontato, ok? Ok, bene, adesso che avete il NOS aperto, come in Fast and Furious, siete Fast o siete Furious? O tutte e due? Abbiamo il NOS aperto, facciamo 5 minuti e 30 MCD, chi segue i miei corsi invernali sa cosa vuol dire, gli altri non posso dirvelo perché bisogna completare il sacro nirvana di un corso di Angelo Furlan per sapere il sacro segreto dell'MCD, per cui almeno 1100 persone non sapranno mai cos'è l'MCD, ok? È un privilegio che lascio a chi ha frequentato i miei corsi e che mi ha dato fiducia fin da subito. E sono 6 minuti MCD, cosa vuol dire? Intorno alla soglia, ok? Quindi 6 minuti avete questa salita durissima, durissima all'inizio, quindi andiamo a 60 pedalate al minuto, mettete resistenza più dura di prima per 3 minuti di salita e poi ancora 3 minuti di pianura, ok? Quindi partite già cattivi, siete caldi, si parte a 60 pedalate al minuto. Facciamo partire anche qua, metti il rapporto duro da salita. Lo sforzo da una 4 fin da subito. 90. Hop, hop, hop. Non uso la pendenza e non vi consiglio di mettere la pendenza, ma ti consiglio di usare la modalità livelli. In questo momento sto usando il livello 5. Dai, dai. Hop, hop. Pronti a salire fin da subito. 3, 2, 1. So. Hop, hop, hop. In questo momento sto usando il 52-17, resistenza del rullo Smart Trainer 5, livello 5. Hop, hop, hop. Tieni ancora. Hop, 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 hop.
Gasati, gasati, gasati! Arte, settimo senso. Vai oltre. 2, 1, giù. Quattro minuti e 40. Prima salita dura, poi pianura. Hop, hop. 4 minuti e mezzo. Zona 4, vai in soglia. 90-92% della tua potenza massimale. 8 su 10 la fatica, quasi a tutta con margine per farla semplice. Hop, hop, hop. Manca un minuto a scollinare. Sale la tua forza. Poi si va giù, in pianura. Braccia leggermente piegate. Spingi per tutto l'arco della pedalata. Vai. Hop. Pronti ad elevarci prima di scollinare. 3, 2, 1, su. Hop. Hop. Butta giù un dente. Metti un dente più duro se la bici da corsa o la mountain bike. Una resistenza più dura se usi la speed bike. Uno scattino più duro se usi i rulli tradizionali oppure il tuo gioca con il rapporto. Accelera un po', poi falso piano. Occhio che andiamo in pianura. Mi siedo. Molla, cambia. Metti un rapporto più facile. Cerca di tenere zona 3 alta, sempre soglia 90%, sempre 8, 9 su 10 la fatica. 2 minuti e 40, relax. Tanto pianura, veloci, 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 qua si fa la differenza, Qua gli altri hanno aperto le gambe e tu rilanci. Pronti? Aumenta. Aerodinamici. Se hai le appendici da dietro, mettiti così. Immagina di fare 70 all'ora. Un minuto e 50. Tieni. Forza Corneno, ciao. 1200 fuori, 12.000, 120 milioni di watt per voi, illuminiamo l'Italia. Pronti per 30 secondi, un dente più duro, una resistenza più dura. Via. Sorpassa, veloce, aumenta, aumenta, aumenta. Ancora 10 secondi così. Ancora 5 secondi. Non è finita. Buona 1. 10 secondi, pronti per la volata? 30 secondi alla vittoria. Go! Thank you.
peso, andiamo a richiamare la forza dinamica massimale, per chi non è avvezzo, non è molto tecnico, sono 8 scatti da 20 secondi, partenza quasi da fermo. Intanto per tutti quelli che si stanno scaricando programma, mi chiedono mandami la tabella, vi dico che non è possibile mandarvi la tabella di questo programma perché sono pezzi d'arte unici, nel senso che io faccio una traccia e poi sul tema creo la lezione. Quindi sono 3 ore e mezza di preparazione per lezione e finito quello è ancora tutto da fare, per cui anche se vi do il programma di quello che faccio, c'è una sorta di copyright artigianale che anche se provate a altri istruttori a farlo non viene la stessa cosa, per cui ecco perché comunque lo lascio online senza problemi e soprattutto per dare un messaggio forte in questo momento che ognuno deve mettere qualcosa e io metto tutto il patrimonio che ho, non ho il conto in banca di Berlusconi purtroppo né tantomeno di Fedez, questo è il mio conto in banca e ve lo metto a vostra disposizione, ok? Allora alla fine di questa esperienza vedremo cosa vuol dire passione e ciclismo, ok? Perché voi siete tanto appassionati. Voglio bene, grazie. Dai. Devo cominciare anch'io a fare dirette, saresti uno dei tanti, Stefano. Ho visto tutti quanti che fanno dirette, va benissimo, l'importante è che ognuno ci metta del suo per donare agli altri, ok? Poi sarà il pubblico che capisce chi è sincero, chi no. Questi sono momenti per far emergere i valori delle persone e voi, 1200 che siete lì, avete tantissimi valori. Questo è un vostro prodotto. Io sono solo quello che vi porta all'arrivo, ok? Il tramite di voi che siete fantastici assieme. Grazie Italia! Ok? Allora, richiedo la vostra attenzione. Come si dice in Veneto, basta ciacquaiare con quello del fianco. Ascolta qua, lo dico una volta e dopo basta, eh? Una volta e dopo basta. L'ho già detto 3 volte. Allora, quello che si fa adesso sono 8 partenze quasi da fermo. Andiamo a stimolare la forza dinamica massimale. Quindi, chi ha la bici da corsa mette sul 52, il 53 o il 50, ok? E si parte quasi da fermi. Quando vi dico questo, ok? Io vi dico, questa sarà ripetuta a... Oh, ehi, basta fare casilla, te ho visto, eh? Oi, oh, ti, ehi, fermo lì. Allora, questo... Noi siamo in questa posizione, quando io vi dico 3, 2, 1, si parte così, se avete la spin bike, se avete il ciclo imbriago, se avete il ciclo mulino, ancora quello con le pale davanti, occhio perché vi arriva sui denti le palette, potete usare anche la lavatrice, la bici di Bormann, quello che volete, quella di Aubry. Allora, partiamo così, facciamo 1, 2, 3 e io vi dico via. E andiamo da 60 a 90 pedalate al minuto in 20 secondi. Allora, sicuramente le prime due in Veneto sento le bestemmie che mi arrivano fino qua. Nelle altre regioni d'Italia arriveranno altre imprecazioni. Ne scazziamo 2-3, fino alla quarta dovremo capire come farla. Ne facciamo 8, quindi 20 secondi prima della partenza e 20 secondi di ripetuta e 1 minuto e 10 di recupero. Se non avete recuperato ne saltate una o due e poi... fate bene l'altra, non fatele piano, se no non andiamo a stimolare la forza dinamica massimale, ok? Momento scacciafighe partito, andiamo, via, sono 8, ok? Bene composti, forti con l'addome, la prima partiamo da in piedi, la seconda la faremo da seduti. Ovviamente è sottinteso che ogni volta va questo, ok? Sono 8 momenti da 20 secondi così. Pronti? Mancano 20 secondi. Pronti velocisti? Pronti le fibre bianche! Now is the moment! Here comes the moment! Ready to go! 1000 meters!
start flying! Attention! Riders ready! Watch the gate! 3, 2, 1, go! Molto duro, se siete andati oltre le 90 pedalate vuol dire che era troppo facile. La resistenza, prova, metti quella che a fine ripetuta non ti fa uscire da 90 pedalate al minuto. Mani basse meglio, certo. Caricati, pronti a distruggere la catena. Gente a destra, gente a sinistra, non me ne frega niente. Quando vedi la linea d'arrivo, quello che c'è in mezzo non me ne frega più un cazzo. Io vado e dove vado vado. Ok? Adesso stai vedendo la linea. Quando decidi di scendere la scia, quando decidi di scatenare l'inferno, è tra 3 secondi, già seduti questa volta. 3, 2, 1, via! Via! Allora, per chi è lo smart trainer, io sto usando, che livello di resistenza dipende, per chi è lo smart trainer, io sto usando su questa nota a casa veneta resistenza 6 e sto usando il 52-11, ok? Regolatevi con quello che avete a casa. Tenete presente che io sono un velocista, per cui ho potenze elevate in questo tipo di esercizio, eh? Adesso dai in piedi. Pronto Italia? Il picco di adesso è stato di 1500 watt, hermano. Ok? Non devono scoppiarti il cuore dell'aria, ma devono scoppiarti le gambe se lo fai bene. Perché è troppo corto, il cuore è sempre in ritardo in questo esercizio. Percezione di forza, di sforzo, 100 su 10. Fora manico, sola manico come si dice qua. Pronti? 3, 2, 1, go! Spacca la catena! Avversari, transenne, gatti che ti attraversano le strade, qua a Vicenza no, perché li abbiamo mangiati tutti qua. E tutto quello che c'è, tutto quello che c'è da te l'arrivo fuori dai coglioni, perché tu vai a vincere adesso. Pronti? La seduti? 3, 2, vai adesso le mani, go! Via! Composti, non ondeggiare con le spalle.
bene, non contano più Ciccicocò, ma contano i coglioni! Mal di gambe, quello sano! Tre. Sprint. Vieni con me o resti ferma? Vieni con me o resti fermo? Che tipo di persona sei? Sta a te deciderlo. Fulmini, saette. Tutte cose che ti gasano per fare più potenza dietro. La ruota, con quello che hai agganciato dietro, il ciclosimulatore prenderà fuoco. Dai in piedi adesso! Cinque, quattro, tre, due, andiamo! Tutti gli zuccheri, se vi gira la testa o vi viene a vomitare, subito
zuccheri, mettetevi giù tranquilli, piano piano. Ok? E andiamo per l'ultima. Se invece vuoi venire con questa, con me, così vi accorgete quanto vi manca forza, eh? Voi che pensate di avere forza. Sentirete stasera le gambette come ringraziano. Vediamo chi viene con me o chi molla. Vediamo se vieni con me per l'ultima. Sei abbastanza di mentalità aperta per farlo o sei quelli che dicono meme? Io penso che hai la mentalità aperta per farlo. 5 secondi. Dai, piedi. 3. 2. 1. Full gas. Ultima. Colpo di reni! Hai vinto! Hai vinto! E non è indolore! Rilassa tutto! 3 minuti tranquilli! Hai vinto! Hai vinto! Che sia una tappa del Giro d'Italia, una tappa del Tour de France professionisti, che sia il circuito del paese, che sia la sfida del calcetto, che sia una partita a carte, che sia Romina in cucina sulla cyclette, non c'entra niente. Qual è il tuo obiettivo? Chi sei? Non è questione di porsi degli obiettivi, di dire, Angelo è un professionista, guarda che gambe che ha, ci credo. No, ognuno fa il massimo del suo potenziale. E la bici questo te lo tira fuori. Quando avete persone di fianco a voi che vi dicono, lascia stare, cosa vuoi che faccia? Fate come ho fatto io, come faccio sempre, come fa il velocista. Dite sempre di sì con la testa e poi scansateli e lasciateli indietro, ok? Quindi i distruttori di sogni della vostra vita che vi diranno ma sei vecchio, sei vecchia, ma cosa ha avuto ormai? Tranquilli, nessun problema. Cercate di portarli nella vostra e se no, nessun problema. Ognuno è libero di fare. Non ve l'ha ordinato il dottore di fare sta fatica. Non me l'ha ordinato il dottore di quando andavo a correre a piedi di accelerare. Ho fatto la mia carriera, sono contento. E allora perché lo fai? Perché ce l'hai nell'indole, lo fai perché ti fa stare bene. Lo fai perché siete in 1100 qua, vuol dire che state bene. Ok? Quindi grazie, grazie, che lo stiamo capendo insieme, la potenzialità, il ciclismo, cosa può fare. Ed è bello aver trovato questo metodo di comunicazione per farvi vedere il ciclismo da un altro punto di vista. E io sono sicuro che questo periodo comunque stiamo trovando un sistema. Pazzo, anche oggi è sbagliato orario. Fortuna che sei un informatico preciso, eh? Ok, non siamo arrivati alla fine. Una volta si diceva trasferimento, ma trasferimento di cosa? Io se voglio fare il momento proprio quello, ma chi sei? Direi che teniamo viva la memoria neuromuscolare in quanto c'è una minima applicazione di 1000 secondi della forza nella cadenza elevata, ma invece io vi direi teniamo vivi l'agilità, se no con l'allenamento di prima si imbaimo le gambe, ok? È un po' più chiaro così. Mentre per i tecnici, adesso andiamo a tenere vivi gli aspetti neuromuscolari perché ad alta cadenza di pedalata i millisecondi di applicazione della forza sono inferiori. Dito in parole breve, poi Vicentini e qualche altri, siete che tutto de forza, tetto in baia e gambe. E ora se meglio, a fine, tenere viva perché se le agita. Che tu mai visto Saroni che agi e che andava e vinceva e guaiate col 52-12, eh? Che altri rapportoni. Ecco, questo è il principio. Quindi bisogna unire la tradizione atavica alle cose moderne. Metti insieme le due cose, prendi buono uno dell'altro e viene fuori il ciclismo, una figata unica, ok? 6 minuti e 30, zona 3, sciogliamo le gambe, faremo 3 variazioni, ok? A 110 pedalate, stammi dietro, 6 minuti di lavoro, non è uno scarico, sono 6 minuti per tenere vivi gli aspetti coordinativi, Via! Perché trovo il cartello? Alessandro! Sì, Stefano, ti viene... Veronese, Alessandro, ti viene le gambe grosse!
100 pedalate al minuto, scusatemi la digressione veneta. 6 minuti, mettiamo a posto la gamba perché avete la gamba impastata. Un saluto da ciclisti, reggimento bersaglieri, ciao! Ero anch'io a centro atleti, sono anch'io un bersagliere, ciao reggimento bersaglieri! Ricordatevi che io sono uno di voi, sono quello che guarda e ti porta all'arrivo, ma la volata la fai tu. Agili, agili! Un minuto! Ciao Sicilia! Un minuto! Senza stress! Best of our lives. Are you ready? Ready to roll? Agamello, ciao Maria! I've been waiting for you. Esercizio per stasera. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Andiamo, grazie Marco. 85% la frequenza cardiaca. 7 su 10 lo sforzo. Non è facile tenere 110, metti agile, attenzione che siamo all'interno di un lavoro, stai dietro a queste, stai dietro qua. Bella, un attimo che ho sbagliato. Tieni ancora 4 minuti e mezzo, non mollare. Tieni duro. Zona 3 sempre. So che bruciano, tienile. Grazie Alfonso. 4 minuti e mezzo alla fine. Tieni, tieni, tieni. Sempre zona 3. Ciao Roma. Al cardio 85%. La mia frequenza adesso è di 138 battiti, sono al mio fondo medio. Un altro potrebbe essere a 160 ed è il suo fondo medio, eh. Come ho detto prima, è relativo. Sto tenendo sempre lo stesso rapporto, Fabio, sì. In questo momento ho un 36-17. Indietro a 100 pedalate, sempre con lo stesso rapporto. Due minuti e 20. Ciao Wellness in Motion, ciao Antonio, ciao Fabio, grazie Simone, grazie Paolo da Como, ciao, ciao.
ciao Cristian e il Panta, ciao! Duri, duri, duri! Tieni la cadenza! Andiamo, tieni la cadenza, zona 3. Grazie a più di 1100 persone che sono ancora in linea, grazie. Grazie Italia. Manca l'ultima. Un minuto e mezzo alla fine, resta come fino alla fine, fino sulla linea. La gara si vince sulla linea. Grazie a te, Fausto! Bella risposta da parte tua, uno di voi, per voi, questa sera lancerò il sondaggio per il talk show. Bene, io vi saluto perché per chi è presente tra 2 minuti inizia la benedizione, ok? Siamo rimasti nei tempi prestabiliti, questa sera sarò breve, lo stretching lo faccio davanti al Papa, ok? Quindi ciao Tatiana, ciao Roberto, ciao Fausto, Fabione, ciao Mirko, grazie sempre di cuore a Claudio Licheri, ma soprattutto grazie alle 1200 persone e alle più di 22.000 che hanno visto l'allenamento l'altro giorno, a chi lo sta vedendo in differita, voglio bene a tutti e quando tutto sarà finito portate dentro di voi un po' di furlanite, che un po' alla volta state capendo cosa vuol dire, è il ciclismo visto in un nuovo punto di vista, ok? È sempre esistito, solo che abbiamo trovato il modo di farvelo vedere, ok? 1200 volte grazie a voi, ciao Riccardo Borsato, ciao Teo, ciao Nicola, ciao Alberto DJ, grazie, ciao a tutti, vi voglio bene, ci vediamo domani, a che ora? Vediamo se lo scrive qualcuno, domani alle, vediamo chi lo indovina, domani alle, e vado via, domani alle, non arriva, domani alle 18, domani ritorna l'orario. Preparate gli zuccheri, preparate il boraccino dietro, perché domani si va in gara, è sabato, si fa uscita del sabato. Dopo la benedizione, prosequin, aperitivo, gioco aperitivo. Ciao belli!